Ciao a tutte donne di psicobenessere al femminile, allora rieccoci qui con le nostre dirette e oggi parliamo con Jenna e Jenna ci parlerà appunto di gestione del tempo. Aspettiamo, ok, si è già collegato, aggiungiamo Jenna. Eccoci, ciao. Ciao, Ciao a buon tutte. mercoledì. Ciao, buon mercoledì a te Francesca, buon mercoledì a tutte le tue ascoltatrici, alle tue follower. Ciao Erika, ciao Silvia. Aspetta che sistemo un po'. Oh, finalmente ho un cavalletto come si deve. Io sto usando il computer del mio fidanzato come cavalletto. È Perfetto, fantastico, però. perfetto. Anna Laura, ciao Anna Lu. No, Anna Tazzo. Ah, vi do una mia cara amica. Ciao Erika. Bene, bene, bene. Vediamo un po' se avvicino qua una luce. Eccoci. Vediamo un po' se si vede un po' meglio. Sì, dai, Voi diciamo che ci va vedete e bene. ci sentite bene, ragazze? Penso di sì. Sì, ci vedete, ci sentite? Ciao Silvia, ciao Erika, ciao Maria, ciao Nanook, Erika. Allora, ragazze, oggi Sì. abbiamo un argomento fighissimo, cioè la gestione del tempo. Ti ho sentita prima nella storia, Francesca, dire che fai fatica, ma credo che in realtà sia una sfida per tutti la gestione del Sì. Ti tempo. spiego, io al lavoro sono molto puntuale perché, cioè, quando c'è tipo un'urgenza sono pronta e scattante, però se si tratta dell'organizzazione del quotidiano sono invece molto lenta. Abbiamo questa cosa qua l'abbiamo in comune, anche per me è così, quindi Sì, sono molto preciso sul lavoro, poco preciso fuori dal lavoro. ecco. Allora, ci sono tanti modi per vedere la gestione del tempo, ma la prima cosa da dire è che non esiste la chiave, non esiste la formula magica, anche se tante persone hanno provato a creare questa chiave. E vi dico perché la penso in questo modo, perché negli anni, occupandomi da tanti anni di coaching, con tante virgolette, ok, chiamiamolo così, mi è capitato tante volte di avere nel mio studio persone che erano iper preparate sulla gestione del tempo, cioè gente che aveva fatto i corsi di David Allen, di Peter Drucker, di tutti gli espertoni di Covey sulla gestione del tempo, ma venivano da me e mi dicevano: dottore, mi insegna a gestire il tempo? Cioè, con questo per dire che esistono sicuramente dei concetti che ti aiutano, però non esiste la formula magica. Poi, l'altra cosa da dire sul tempo, che è molto bella, è che il tempo è democratico, nel senso che io, te, Berlusconi e Di Maio e Salvini per la È par uguale per condicio, tutti. è uguale per tutti il tempo, per cui tutti quanti abbiamo lo stesso ammontare di tempo. Allora, io ho raccolto un po' di consigli per la nostra live, Francesca, però prima voglio partire da uno schema. Da uno schema, è uno schema che ha creato il generale Eisenhower durante la Seconda Guerra Mondiale, tra virgolette, e poi è stato ripreso proprio da Stephen Covey nel suo famoso, se non sbaglio, I sette pilastri del successo, una roba del genere. Ah, sì, l'ho sentito. Ed è uno schema che ovviamente adesso voi non potrete vedere adeguatamente, ma se scrivete poi dopo su Google schema di Eisenhower, troverete questa roba qua. Questa roba qua che magari dopo ve la screenshot, non lo so, in qualche modo ve la faccio avere fatta in questo modo qua. Che cosa fa questo schema? Suddivide le cose del tempo in due variabili, in cose urgenti e cose importanti. Quindi proviamo a farlo a mente. Io ogni tanto ve lo metto qua davanti, però immaginiamo di mettere su quest'asse qua le cose importanti, se non sbaglio, quindi più andiamo in alto, più sono importanti, e qua le cose urgenti. Io lo so che lo vedete specchiato, ma immaginatelo al contrario. E qua invece le cose urgenti, quindi più andiamo verso di qua, più sono urgenti. State attenti perché su internet non lo trovate fatto così, perché Covey, quando l'ha fatto sul suo libro, non so perché non ha rispettato la cartesianità degli assi, cioè dove si va dallo zero. Cioè si sale, insomma, in tutte e due le direzioni. In internet troverete un po' una roba che non ci sono gli assi cartesiani, ma a parte questo, cosa succede? Che ovviamente, quante volte vi è capitato, prendiamo ad esempio una cosa classica, di scambiare le cose urgenti per importanti. Facciamo un esempio. Devo pagare una bolletta. E per pagare questa bolletta, magari perdo
una giornata di lavoro. La giornata di lavoro è la cosa importante e la bolletta è la cosa urgente. Magari se non la paghi. Esatto. Ti ho interrotta, stavi dicendo? No, 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 stavo dicendo appunto la bolletta urgente, tipo se scade domani bisogna per forza andare. Esatto. Però, ad esempio, nella bolletta c'è anche un piccolo, a meno che uno non sia proprio come che si dice, un pessimo pagatore, c'è del tempo, cioè c'è un Sì. piccolo lasco di tempo e noi possiamo decidere se quella cosa lì è davvero importante o se è solo urgente. Quindi la prima cosa che devi fare è chiederti, in base al tempo, questo è il primo sforzo gigantesco da fare, è chiederti come gestisco il mio tempo? E sappi che i più grandi attualmente, i più grandi imprenditori prendono la giornata e la schedulano in blocchi di minuti addirittura, no? 20 minuti, 20 minuti, 20, che è un po' una follia, però questa qua è la loro modalità per poter gestire il tempo. Quindi non fare la classica lista, no? Tipo faccio questo, questo e questo, ma suddivido la giornata in blocchi temporali e poi decido quali sono le cose importanti. Come faccio a saperlo? Mi devo monitorare. Usando un'applicazione, ce ne sono tante, per adesso non ne conosco neanche una da dirvi, ma ce ne sono tantissime per segnare che cosa fai durante la giornata, quanto tempo impieghi nelle riunioni, piuttosto Ah, che tipo ne. Google Calendar, Bravissima. immagino. Tipo Google Calendar che ti consenta di sapere a fine settimana quanto tempo hai. Ce ne sono anche di più precise che ti dicono proprio per quanto tempo hai tenuto la riunione, per quanto tempo hai studiato, per quanto tempo. E alla fine della giornata alla fine della settimana ti fanno uno schema e tu sai praticamente dove perdi il tuo tempo. Diciamo così, che sono le azioni che nel nostro schema sono all'inizio, no? Degli assi cartesiani, sono le azioni che non sono né importanti e neanche urgenti. Tra virgolette, sono quelle che ci fanno perdere più tempo, non sono importanti, non sono urgenti. Attenzione, il cazzeggio è fondamentale, ok? Quindi qua dentro c'è il cazzeggio, no? Nelle cose che non sono non importanti e non urgenti, anche se uno potrebbe dire no, il cazzeggio è importante, quindi metterlo in un'altra asse. Poi abbiamo le cose che sono le cose che ci ingannano maggiormente, che sono le cose che sono importanti ma non urgenti. Facciamo un esempio, mettiamo che tu abbia il desiderio nascosto di fare il pittore, quindi di mattina vai a fare l'impiegato e il pomeriggio ti metti lì e dipingi. Ecco, quell'azione lì è importante, ma non è urgente. È qualcosa che magari ti consentirà di abbandonare il tuo lavoro e di fare il pittore, per cui è molto importante, ma non è urgente. E qua dentro rientrano tutte quelle pianificazioni che davvero ci portano lontano nella vita, perché se noi andiamo a inseguire le urgenze, le cose importanti, non abbiamo Certo. più fiato praticamente. Mi E ricorda quindi. molto la storia dell'autore del blog Efficacemente, che prima era un manager e si è ritagliato un tempo alle 5:30 del mattino per scrivere il suo blog. Assolutamente sì, del caro amico Andrea Giulio Dori, insomma, Sì, fantastico. che conosco bene, immagino anche le tue ascoltatrici conoscano bene. E sì, Andrea, anzi, se posso fare un marchettone non richiesto, Andrea ha appena terminato il suo libro sul tempo, se non sbaglio ha un libro sul tempo e ha anche un audiocorso sul tempo, che Andrea, non prendo una lira per questo Io il libro marchettone. l'acquisto, veramente bravo come scrive, cioè mi piace tanto lui. Andrea ha il dono della sintesi, ha questo Sì. dono della sintesi, non a caso Andrea è l'unico. Uno dei pochi non psicologi che scrivono su psicologia contemporanea. Sono Veramente due. bravo. È bravo, è bravo. Quindi c'è Bravo, Andrea e l'altro non psicologo, Marco De Veglia, che si occupa di bravo. Ah. marketing, di cose del genere. Quindi la prima cosa che devi fare è capire se quello che vai a fare, quindi monitorare la tua giornata e vedere se quello che fai è inseguire le cose urgenti oppure inseguire le cose importanti. Anche questo è un semplice esercizio, chieditelo. Quando sei lì che ti stai sbattendo a fare una cosa, chiediti, ma questa cosa qua, quanto urgente e quanto è importante? Ovviamente meno è urgente, più è importante, meglio è. Ok? Perché fare le cose d'urgenza, come sappiamo, non ci porta fretta, ci porta ansia e di solito le facciamo male. Sì, Anche è se, sì, vero. anche se ci sono delle teorie, c'è gente che dice che meno tempo ti do a disposizione, meglio fai le cose. Ci sono dei manager che
che la vedono così. Nel Secondo me senso. dipende dal lasso temporale che ti danno, se lo devi fare in un quarto d'ora, insomma, per quanto è. Per quanto tu sia bravo, è impossibile, insomma. Magari un giorno, un paio di giorni, invece sì, quella distanza lì ti fa produrre un buon risultato. Esattamente, esattamente. Farlo in questo modo qua è sempre un po', anche qui è un po' una questione di consapevolezza, no? Mi devo accorgere di come spendo il mio tempo. Mi devo mettere lì e chiedermi, ma questo tempo che sto spendendo in questo modo è utile? È un tempo utile? Oppure lo sto facendo per cazzeggiare, per noia? Una delle cose che non si sopportano al tempo d'oggi è proprio la noia. Mentre se andiamo indietro solo di 100 anni, i nostri genitori passavano interi pomeriggi a non fare niente, o meglio, a fare le loro cose, senza bisogno di avere Instagram, mille videogiochi, mille distrazioni. Dobbiamo un po' reimparare a fare questa cosa. Questo errore si fa anche con i bambini, che spesso cercano di impiegare, i genitori cercano di impiegare il loro tempo, qualsiasi attimo, per fare 3.000 cose, ed è sbagliato, perché i bambini anche devono sperimentare la noia. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Anzi, credo proprio che debbano imparare da bimbi Sì. a sperimentarla, in modo così poi da adulti di non essere. Anch'io lotto con questa cosa qua, no? Sono in fila, sto facendo una fila inutile, boh, al supermercato, da qualche parte, e il primo istinto è prendere il cellulare e guardare, no? E allora lì un po' di consapevolezza, ti fermi un attimo e dici, ok, lo tengo in tasca, mi guardo intorno, che forse è meglio. Sembra una banalità, ma provate a farlo, vedrete che vi libererà anche del tempo. Un altro errore della gestione del tempo è il famoso multitasking, cioè cercare di fare tante cose contemporaneamente. Quindi io dico, vabbè, sai, c'è gente che addirittura ha talmente paura del silenzio che per poter scrivere, per poter produrre a casa, si mette, ci sono delle applicazioni anche per l'iPhone. Si mette in sottofondo dei rumori come se fossi ad esempio da Starbucks. Esistono proprio The Sound of Starbucks, una roba del genere. Ecco, sappiate che è meglio abituarsi, riabituarsi a fare le cose in silenzio, perché è proprio difficilissimo. C'è un giochino che vi dimostra come il multitasking vi rallenta. Ve lo faccio vedere, vediamo un po' se ci riusciamo. Immaginate di prendete carta e penna e fate tre colonne. Nella prima colonna scriviamo il numero in formato romano. Nella seconda colonna scriviamo il numero in formato, come diciamo, a voce, 1, e nel terzo, scusa, primo arabo, secondo e il terzo romano. Quindi la cosa viene così. Vediamo, tipo fatto così. Quindi 1, 1, 1, 2, 2, 2. Ecco, se tu adesso ti metti lì e ti cronometri, e lo fai fino a 30, ok? No, non facciamolo adesso, fatelo dopo, lo fai fino a 30, tu, 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 tu. Se le fai in fila così, se le fai in fila così, ci metti molto più tempo che farle singolarmente così. Cioè scrivere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, così. Farle singolarmente è molto più rapido perché non devi cambiare modulo mentale, mentre per passare da questi tre segni grafici differenti devi cambiare leggermente modulo mentale e quindi ti rallenta. Già solo questa prova ti fa capire quanto un semplice cambio di modulo mentale ti svariona nell'utilizzo del Certo. tempo. Per cui ci sono anche degli studi, e questi sono molto più per te perché si occupa dei bambini, che dicono che le scuole in determinati luoghi, ad esempio vicino a delle fabbriche o troppo inserite all'interno di contesti urbani iperincasinati di rumore, hanno punteggi più inferiori alle scuole che invece sono in luoghi più tranquilli, in luoghi più meno acusticamente inquinati. Per Certo. cui cercate di fare una cosa alla volta. Quindi, una volta che voi avete capito, per tornare al nostro modellino, una volta che avete capito quali sono le cose importanti, e se siete dei liberi professionisti, io vi invito a fare, una volta seguì un corso che le chiamava AGR, le cose importanti, che sono. AGR lui intendeva attività generatrici di reddito. Tu puoi pensarla, se vuoi imparare a suonare la chitarra, come un'attività generatrice di abilità, senza dover per forza pensare al reddito, però prendere queste AGR, quelle attività che realmente ti fanno guadagnare, non quelle che, attenzione, perché
Ti faccio un esempio che stiamo facendo in questo momento. L'attività che stiamo facendo io e Francesca adesso, che è un'intervista, dove divulghiamo qualche pezzo di psicologia, potrebbe sembrare un'attività senza valore, perché dico, queste persone parlano di psicologia, ma non stanno vendendo niente, non propongono, quindi un'attività che non produce reddito. In realtà non è così, perché in questo momento può darsi che qualcuno ascoltandoci decida di diventare un nostro paziente, di acquistare i nostri prodotti, di e bla bla bla. Quindi anche questa è un'attività, sei d'accordo? Sì. In primis ti piace, poi ovviamente tutto quello che viene in sequenza è una conseguenza di una cosa che ti piace e che stai facendo. Esattamente. E quindi, no, non col e cioè quindi evitare di collegare necessariamente per attività generatrice di reddito che non te lo porta subito questo reddito, ma te potrebbe portartelo, come ad esempio ritagliarti del tempo per suonare la chitarra, dipingere, leggere romanzi in lingua straniera, eccetera, eccetera. Tutti questi ritagli di tempo. Ad esempio, il modo migliore che io ho personalmente per risparmiare tempo è individuare quali sono le attività che mi portano maggiori frutti in tutti i sensi e poi costruire intorno a queste attività delle abitudini. Sì. Ad esempio, se una di queste attività è scrivere i podcast, io tutte le mattine, dopo che ho preso il caffè, ho 20-30 minuti dove scrivo idee sui podcast, mi vengono idee sui podcast, scrivo puntate del podcast, così si fanno neanche le 9 del mattino, io ho già scritto una puntata intera del podcast, poi magari vado in un'altra stanza, la registro, ormai è un'abitudine, così come per abitudine medito tutti i giorni e questo ha i suoi vantaggi, o come abitudine leggo tutti i giorni e ho degli standard, tipo 10 pagine. Poi non è vero, poi non riesco magari a leggere 10 pagine tutti i giorni. Sono i giorni dove ne leggo 100, le settimane dove non riesco magari a. Ma proprio settimane no. Diciamo che essendo un'abitudine, per me è naturale prendere il libro, aprirlo e mettermi a leggere. Quindi una volta che hai trovato quali sono le attività importanti, non urgenti, cerca di costruire intorno a queste attività delle abitudini. Perché? Perché l'abitudine ti consente di risparmiare fatica. Io non fatico a scrivere la puntata. E così, a furia di fare puntate, come anche Francesca avrà notato in questi anni di social, non so come chiamarlo, insomma, di questa attività, diventa spontaneo. Quindi magari sei lì che stai guardando Netflix e ti viene in mente un'idea per una diretta, per un post, per un'immagine. E inizia a vedere un po' il mondo con quella forma mentis e devi necessariamente creare un'abitudine, perché non esistono azioni che le fai una volta e basta, no? Soprattutto nella gestione del tempo, è sempre un cercare di ritagliare. Soprattutto non ci si può affidare solo alla motivazione, perché la motivazione non può essere la molla, almeno all'inizio sì, però non può far continuare quell'abitudine nel tempo se è solo la motivazione. Esattamente, questo è anche un po' il tema che ultimamente, giusto per fare citazioni, che utilizza sia Andrea Giulio Dori e anche l'amico Luca Mazzucchelli, che cita sempre spesso delle abitudini. Tra Sì, che poi l'altro. ha scritto un libro, Grinta, cioè la prefazione, in cui parla appunto, dice che la motivazione non è tutto e che bisogna creare le abitudini. E lui in una diretta ha parlato anche del libro che ha letto, The Miracle Morning, sull'alzarsi presto, su come ha cambiato, diciamo, la sua vita, questa organizzazione. Eh E lui sì. infatti, sto ridendo sull'alzarsi presto perché è uno dei miei obiettivi, però. Io non voglio alzarmi presto, lo dico anche scherzando quando sono insieme a Luca, che è un amico, è un collega, facciamo tante cose insieme, io scherzando lo dico che non mi alzo presto. No, nel senso, non, ognuno ha, ricordatevi, ognuno trova la propria modalità. Poi è chiaro che se hai 3 figli, come sta arrivando il terzo a Luca Mazzucchelli, Purtroppo ti devi alzare presto. ti devi alzare presto, insomma, cioè, No, quindi io sono ancora dipende. abituata tra le 7 e le 8, non dico che mi sveglio tardi, però mi sveglio normalmente, diciamo, quindi Sì, faccio le sì. mie cose tranquillamente. Idem, idem. Io anche tra le 8 e le 9, tranquillamente, insomma, quindi dipende poi da. E poi io strutturo tutta la mia giornata su quella cosa lì.
Noi possiamo farlo perché siamo liberi professionisti. Esatto. Vabbè, a me capita anche alle 11 quando è il weekend, quindi mi piace proprio dormire. A me più che mi piace dormire, mi piace andare a letto tardi, che è un po'. Quello pure io. Quindi mi piace Quello andare a pure letto io. tardi, esatto, io vado a letto a quell'ora lì, quindi anche lì ho delle abitudini la sera, anche lì mi strutturo delle abitudini che sono di cazzeggio e poi anche di, anche un po' di lavoro. Ad esempio, un'altra abitudine, adesso lo sto facendo meno, tutti i giorni guardo un TED. Ah, bello. Tutti i giorni guardo un TED, tutti i giorni leggo un articolo su Psychology Today, questo per allenare l'inglese. Cerco tutti i giorni di frequentare queste cose qua, perché io ho fatto così, io sono arrivato all'università che non sapevo l'inglese perché ero una capra alle superiori, poi ho cambiato diverse scuole e mi hanno imposto di fare francese e allora facevo sia inglese che francese, ma mi hanno fatto fare francese, sono arrivato all'università che ho superato l'esame di inglese solo perché mi piacevano i Radiohead. Nel senso che davvero mi piacevano i Radiohead e c'era un pezzo di una canzone dei Radiohead. Io ho detto, la conosco benissimo il significato della canzone. E quindi mi è andata di culo, diciamo così. Poi però ero innamorato e sono ancora innamorato di Erickson, di Milton Erickson, e al periodo non c'era niente in italiano. C'erano quei libri qua, questi alcuni libri qua. C'erano le opere, che però per un ragazzo giovane che vuole imparare le tecniche, c'è poco di tecnico. Allora ho iniziato ascoltare in inglese videocassette grazie al mio amico Manuel Mauri. Tra l'altro, tutte queste persone che sto nominando le trovate tutte intervistate sul mio podcast, Manuel, Luca e Andrea. E Manuel mi dice: Jenna, devi imparare l'inglese, cavolo, perché non ce n'è. Mi ricordo ancora, mi portò questa videocassetta di Bandler, una videocassetta di 7 ore. Una Handler, videocassetta caspita. Questa videocassetta non si capiva niente perché tanto lui c'aveva l'accento californiano, c'era un rumore di sottofondo, però io me la mettevo lì, una specie di musica di sottofondo, ascoltare, 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 e poi a furia di ascoltare l'ho imparato. Quindi a furia di Fantastico. frequentarlo l'ho Quindi praticamente imparato. da solo hai imparato l'inglese, non hai fatto Sì. dei quei corsi. No, non ho fatto nessun corso, però chiaramente ho fatto inglese alle elementari, alle Ah, beh, medie, certo. un po' alle superiori. Però è stato un'abitudine, è stato La mettermi lì. dimostrazione appunto di come la costanza, grazie a internet, oggi veramente uno può imparare di tutto. Assolutamente. Io poi mi metto lì e lo parlo malissimo l'inglese. Infatti, le interviste inglesi sul mio blog le ha fatte Manuel. Lo parlo male, ma lo capisco molto bene. Insomma, quindi mi piace vedere anche i film comici in inglese. Quindi. No, poi per noi psicologi, tutta la ricerca scientifica è importante comunque leggere in inglese. Io ho dovuto tradurre l'articolo in inglese per la tesi, quindi ahimè, ho dovuto impararlo. Quella è stata la prima esperienza. La mia prof, infatti, mi guarda durante la tesi e mi dice: allora, io voglio tre cose, devi sapere fare la ricerca, usare un software per la gestione dei dati e sapere l'inglese, altrimenti non ti prendo. Va bene? Va bene. Ok, allora, quindi riassumendo, manca un altro pezzettino, un ultimo pezzettino. Una volta che hai capito, hai fatto la tua matrice di Eisenhower, che trovi, ti ripeto, se scrivi matrice di Eisenhower, la trovi su Google. Poi, una volta che hai individuato quali sono le azioni non importanti, non urgenti, quindi che devi in qualche modo limitare, e quelle invece importanti e meno urgenti, che quindi devi implementare, quello che ti serve è muovere il culo, come si dice tecnicamente. Cioè, come fai a rompere la procrastinazione, il famoso aspetto della. E qua entra in gioco una nostra collega, una psicologa di tanti anni fa, che si chiamava Bluma Zeigarnik, che scopre una cosa molto particolare. Scopre che una volta che tu attivi un certo compito, non puoi fare a meno di portarlo a termine, o perlomeno questo compito è come se restasse aperto. Così se io dico, non lo so, rosso di sera, Nel tempo si spera. la maggior parte delle ascoltatrici sarà lì, del tempo si spera, no? A Come le canzoni, completare. tipo che le prosegui. Esatto, abbiamo questa tendenza a voler completare un'azione che abbiamo iniziato e quindi possiamo sfruttare questo meccanismo e la tecnica più semplice, di cui parla spessissimo Andrea, ma devo ammetterlo, l'ho parlato io per primo, che è la tecnica del pomodoro.
La tecnica del Ah, pomodoro. giusto, io le insegno ai pazienti, quelli che devono organizzare lo studio. Funziona. E Com'è che gliela spieghi? Dai, così. io gli disegno il pomodoro e dico che ogni 20-25 minuti hanno diritto a una pausa di 5 minuti. Dopo 4 pomodori, cioè dopo 2 ore circa, hanno la pausa lunga. Generalmente comunque quando parliamo di bambini elementari o ragazzi delle medie hanno già finito i compiti, quindi... Certo, 25 minuti. Quindi questa qua è la tecnica, così come l'hai appena descritta, è il prendere un timer e dire, ok, io questa azione non la faccio per tutto il tempo che è necessario compiere quell'azione lì. Mettiamo che io decida di iniziare a leggere. È chiaro che se decido di leggere tutto un libro, dovrei stare tutto il giorno appiccicato al libro. Per cui magari dico, ok, parto da uno slot di tempo, nel particolare lo slot di tempo del pomodoro è 25 minuti, quindi metto lì il timer del tuo cellulare 25 minuti, lo metti via faccia in giù in modo che il cellulare non ti disturbi e Esatto. inizi a fare quell'attività. Il semplice fatto di iniziare a fare quell'attività, quando hai finito, attiva l'effetto Zeigarnik, quando hai finito i 25 minuti ti puoi fermare, come ha detto giustamente Francesca, puoi fare una pausa di 5 minuti ed eventualmente decidere di ricominciare, oppure rimandi, lo fai un'altra volta. Ovviamente non è per i bambini con i compiti, non possono rimandare, però. No, ma anche le mamme sono trovate benissimo in questa tecnica perché loro appunto hanno difficoltà ed è stata veramente una strategia per loro funzionale. A volte bastano anche 5 minuti, 10 minuti. Io Sì. dico, lo dico ad esempio nella meditazione. La meditazione è molto noiosa. È molto difficile da portare avanti, per cui io dico sempre ai miei allievi, dico, non ti concentrare sull'obiettivo di meditare per un'ora, siediti e inizia a fare tutto quello che devi fare per meditare, quindi la preparazione, cioè se al termine della preparazione ti sei rotto le palle, fermati. Sì. Cioè, quindi tu intanto inizia, intanto siediti e medita, siediti e studia. Esci e vai a fare lo sport, prepara la borsa per la palestra, mettila lì. C'è un simpatico TED Talk che avevo commentato in un post di tanto tempo fa che parla di questa legge dei 20 secondi. Tutto quello che hai vicino a meno di 20 secondi da te lo usi con maggiore probabilità. E quindi ti dice, non so, vuoi andare in palestra? Prepara la borsa per la palestra, mettila vicino alla porta, così sei già pronto per prendere e andare. Vuoi, eccetera, eccetera. Insomma, disegna l'ambiente in modo che sia congeniale. Nella meditazione, creati lo spazietto per meditare, eccetera. Però, ragazzi e ragazze, soprattutto, io vi invito, visto che in realtà non ho tante cose più da dire, adesso do uno sguardo ai miei appunti, ma io vi invito a seguire con consapevolezza queste robe qua, ma allo stesso tempo a non impazzire dietro la gestione del tempo, perché la gestione stessa del tempo diventa una perdita di tempo. Sì. No, Tanta gente che si mette lì, tecniche, ve lo posso assicurare, perché io non mi ci vedo nemmeno tra parentesi, quindi. io ve lo posso assicurare, c'è gente che si compra tutti i metodi possibili e impossibili. Io un paio di anni fa ho visto David Allen, forse una volta anche insieme ad Andrea, e si inventano e vanno a fare corsi impegnativissimi di gestione del tempo per passare ore e ore e ore a programmare la settimana, ma poi non fanno niente, fanno solo la programmazione del tempo e quindi diventa una bella menata. Diciamo che la cosa che più ci aiuta oggi per la gestione del tempo è la tecnologia, e appunto che ci fa da timer, ci scansiona la giornata, ci aiuta a capire quanto tempo perdiamo in un certo modo, in un certo altro modo, ci aiuta a capire, ci può dare degli alert che ci dicano quando è il momento di fare una certa cosa, eccetera. Io lo faccio sempre, come avere una segretaria elettronica, no? Che ti Sì, le avvisa. urgenze, certo, anche le cose da fare, no, per me sono indispensabili. Anzi, io da quando, adesso saranno 2 anni, e lo dico, noi psicologi del Veneto abbiamo un'agenda bellissima, che è un'agenda degli psicologi. Sì, ogni anno un'agenda di un colore diverso. Che Quella di bello! quest'anno No, da noi no. è particolarmente bella, poi quella di quest'anno, però io sono 2 anni che ho deciso di usare solo Calendar. E
E quello è stato un game changer, mi ha cambiato davvero, perché prima era bello avere l'agenda, poi è bello, no? Anche far vedere che è tutta piena di impegni, tutta piena di robe, eccetera, che sei tutto occupato, eccetera, però la verità è che quell'agenda non ce l'hai dietro con te. E Esatto. quindi è una menata poi scrivere l'appuntamento lì, cioè magari sei in giro ti chiama un paziente, se fai il libero professionista o se fai l'idraulico ti chiama un cliente. E non sai dove scrivere perché l'agenda non ce l'hai in tasca. Allora utilizza la suite di Google. Io uso la suite di Google che è una figata pazzesca, per tutto la uso. Uso Google perché è compatibile con tutto, sia con l'iPhone, io uso tutta la roba della Apple qua, ma anche con il mio PC Figurino. dall'altra parte. Ma anche dico con il invece sul fisso ho sempre un PC e quindi altrimenti non riesco a. Quindi il mio consiglio è questo di farti aiutare dalla tecnologia. Vediamo un po' se ho ancora. Ah sì, una volta che hai individuato quei pezzi di tempo, altre due cose da dire. Quindi, una volta che hai individuato i pezzi di tempo, ferma anche più di 25 minuti. Cioè, quando decidi che quella roba lì è davvero importante, mettiamo, il nostro caso potrebbe essere appunto schedulare i pazienti oppure magari concettualizzare i casi, che nel nostro linguaggio significa mettersi lì e pensare al caso clinico, come dovrebbe Sì. E essere formulato e affrontato, eccetera. anche le trascrizioni delle sedute, se tipo devi ricordare qualcosa di quella seduta, cioè io non scrivo, cioè magari lascio un piccolo audio così poi lo vado a riascoltare in un secondo momento. Esattamente, anch'io. Io no, io faccio un mix, un po' scrivo, un po' non scrivo, quindi è tutto. Dipende. Dipende. Dipende, dipende, dipende. Poi scrivere è anche un ottimo antistress durante la seduta, che ti consente di staccarti un attimo dalla relazione, di portare l'attenzione sulla carta invece che sulla persona. Vabbè, a parte queste finezze. Poi un'altra cosa molto importante, col quale vorrei concludere, è l'outsourcing, cioè se hai delle attività che sono noiose, non ti piace farle e non ti portano denaro o comunque non ti portano soddisfazione, falle fare a qualcun altro, paga qualcuno perché le faccia per te. E perché devi fare così? Perché in certi contesti in realtà perdi più tempo a fare quelle determinate cose che non a darle in appalto, diciamo così. Certo. Facciamo un esempio, fare il sito internet. Sì. Ieri ero a questo pranzo con gli amici e c'era tanta gente che si sta lanciando nel mondo del web e la maggior parte mi diceva, scusate, mi diceva, guarda Jenna, io vorrei fare un sito e mi piacerebbe farlo così. E me lo descriveva, mi diceva, ma secondo te, quanto mi costa? E guarda, così come lo descrivi tu ti costa 15.000 euro. Per esempio, diciamo, tu sei scemo. No, fidati che se fai un sito fatto bene, fatto da un'azienda, e uno dice sì, ma perché dovrei farlo fare all'azienda? Lo faccio con Wix, lo faccio con Wix, come si chiama quell'affare là, dove ti fai il sitarello, oppure no. Press, no. Sì, anche WordPress, ma no, WordPress già richiede un livello di competenza superiore, cioè perché WordPress devi essere tu a caricare il tuo template, poi la gente non capisce questa differenza, che se uno ti carica il template non vuol dire che ti fa il sito. Vabbè, a parte tutta questa menata qua per dire, ecco, se devi fare il sito in WordPress, fattelo fare da un professionista, anche se ti chiede 1.500 euro, la gente resta a bocca aperta, dice, ma come 1.500 euro? Guarda, io che ho iniziato a fare i blog quando avevo i capelli, li ho persi tutti proprio dietro queste menate. Cioè, salta il sito e va giù il sito, c'è Un l'attacco casino, hacker, la landing page, cioè tutte cose che io l'ho fatto il sito gratuito, però la mia intenzione è trasformarlo a pagamento, quindi Ok, no, io l'ho avuto per anni, a gratuito. Io il mio sito è stato per anni ed è stato un errore. Per anni è stato su Blogger. Su Blogger, il mio sito dovrebbe fare 1 milione di visite al giorno, adesso lo dico scherzando, perché? Perché i siti com'è che attraggono il traffico? Lo attraggono attraverso dei contenuti che tu scrivi sul sito con delle parole specifiche chiave che attraggono il traffico. Il mio sito ha 3.000 articoli, sono tanti, e 3.000 articoli dovrebbero catturare tantissimo traffico. Perché non lo fanno? Perché prima era un sito gratuito. E quindi gli articoli che ho scritto sul sito gratuito, quando l'ho passato a un sito a pagamento,
si sono sputtanati, per usare un termine tecnico, Ah. e quindi è sempre una piccola, diciamo che se uno ha da parte un po' di soldi, gli conviene davvero dire, ok, questa cosa qua, non ci perdo la testa io 2 anni a capire come funziona, lo faccio fare ad un esperto, studialo anche tu perché altrimenti l'esperto ti frega la grande, purtroppo è così, sappiatelo, è così purtroppo nel campo dell'informatica, l'esperto ti frega, sappiate che un esperto prende quanto noi, un esperto prende 70, 80, 100 euro all'ora per fare il sito. Aspetta. Ok. Quindi se, comunque, tornando all'outsourcing, per farla proprio in breve, tu devi fare questo calcolo qua, ti fai un calcolo, dici quanto prendo all'ora? 70 euro. Ok, quanto tempo ci dovrei impiegare per imparare a fare quella cosa lì? 10 ore, sono 700 euro. Se pago un esterno, magari l'esterno ti chiede 350 euro per farlo, tu hai risparmiato 350 euro. Quindi Vero. devi iniziare a pensare al tempo, se fai il professionista, se fai l'imprenditore, come al denaro, come si dice nel classico modo, no? Il tempo è denaro. Assolutamente. Quindi io noto. Ah sì, l'ultima parte. Oh, scusate, c'ho un sacco di appunti sparpagliati. L'ultima parte è quello di notare quando vai in crisi col tempo in modo ricorrente. L'ultima cosa. Cioè, quindi, perché ridi? Ti è venuto in mente qualcosa? Io e il tempo siamo due cose. Abbiamo un rapporto di amore e odio, perché il tempo per me vola sempre, quindi. Ah, ok, beh, bello, bello che voli via. Se vola vuol dire che ti diverti in qualche modo, che passi No, dietro ai quello tempi. sì, sicuro. Quindi perché il tempo ha anche una prospettiva soggettiva, no? Se passi del tempo di cacca, il tempo è lento, si dilata, come a scuola, Infatti mi no? ricordo i tempi del liceo, quando comunque andavo a scuola, quello era sempre lento tutto il tempo. Invece se passi una bella serata, il tempo vola via in un secondo e dici dove è finito il mio tempo, no? Quindi individuate quali sono, attraverso questa auto-osservazione, quali sono le crisi più frequenti. Sapete che le crisi più frequenti sono annuali. Facciamo un esempio. Ci sono dei miei colleghi che tutti gli anni che si sorprendono che arrivino le tasse. E così, ragazzi, mettetevela via, tutti gli anni arrivano le tasse, neanche io le E voglio quella è una pagare. certezza, Quella è una certezza. come la morte, è una certezza. E arrivano sempre puntuali e sono sempre una rottura di palle perché chi fa il Sempre una bella nostro botta, cioè comunque sempre quando arriva è sempre comunque complesso. sorprendente, sorprendente. Per cui lasciamoci sorprendere un po' di meno, no? Cioè, uno che arriva a luglio, giugno, nel periodo della prima rata, eccetera, oppure nel nostro caso abbiamo l'EMPAP, abbiamo tutte le menate. No, vabbè, abbiamo un sacco di cosette. Un sacco di cose, non ti far sorprendere, cioè tutti gli anni arriva quella cosa lì, ti manda in crisi, organizzati se ti manda in crisi. So che è banale, ma è così, no? Oppure, ad esempio, crei delle routine. Ti faccio un esempio: nel nostro mestiere, a me capita, devo ammetterlo sempre meno, però mi capita spesso, mi è capitato spesso, di mettere due pazienti lo stesso orario. Ok? Oh. Vabbè, me lo organizza la segretaria del centro, quindi Ah, ok. non No, succede. a me è capitato un sacco di volte, ma proprio tante volte, quindi. E E cioè, poi sono venuti insieme oppure. no, lì devi strutturi una procedura che dice, ok, tratto il paziente che ha più bisogno e che è più lontano. E Certo. allora quando succede, sai quello che devi fare, così come quando non viene un paziente in seduta. E allora hai una procedura standardizzata di quello che dovresti fare. Non è detto che tu lo faccia, perché se non lavori per un padrone puoi decidere di non farlo, ma se tac, la persona non viene all'appuntamento, io ho un file nel computer con tutte, un file tipo in Notepad, con tutte dei messaggi già fatti, no? Messaggi già fatti. Che mando alle persone, buongiorno dottore, mi piace il suo approccio, vorrei venire in terapia da lei. E io ho una lista di email, mettiamo che non c'ho tempo, c'ho l'email per mandarla da un collega. Mettiamo No, che ho tempo. anch'io le utilizzo queste cose quando capita, sì. Ed è facilissimo farla, ogni volta che ne fai una, la copi e la metti lì dentro, poi ti basta cambiare il nome. Più o meno la procedura è sempre la stessa.
Cioè, usiamo la tecnologia per la sua cosa più bella, che è l'automazione. L'automazione è una figata. Ad esempio, adesso, vabbè, adesso quel GDPR diventerà sempre più pericoloso, ma una delle automazioni che a me ha cambiato la vita è l'autoresponder, che sarebbe questo software che ti consente di inviare l'email. Da quando avevo aperto Psyn, adesso non sono più così tanto famose, ma fondamentalmente sono le email che muovono le persone. Cioè, se io facciamo un esempio, io faccio un bel post su un corso che faccio, lo metto sulla mia pagina di Facebook che ha 10.000 e passa iscritti, ci metto 100 euro di advertising, raggiungo 100.000 persone, cioè 100.000 persone, 8.000, è tantissimo. capace che non ne vendo neanche uno. Ok? Cioè, quindi quei soldi lì li ho buttati via. O forse ne vendo uno. Perché? Perché la gente su Facebook non è lì per comprare. La gente su Facebook per cazzeggiare. Facebook è una festa. Così come tu adesso sei su Instagram, Sì. idem. È una festa. E quindi non si vendono le cose. Invece la mail, creare la lista di valore fa tanto, fa la differenza. Esatto, io mando una lista a un centesimo della gente che ho appena detto a 10.000 persone ed è capace che vendo 10 biglietti con un'email. È una differenza fortissima che io ho visto centinaia di volte e che qualsiasi esperto di queste robe qua potrebbe confermarti, per tanti motivi, insomma, poi adesso non parliamo di marketing, ma il punto è questo, è che l'email è una figata poter mandare la tua email a centinaia di migliaia di persone senza mandandone una, la mandi a tutti in realtà, come stiamo facendo adesso in realtà, È una parliamo lista email, insomma, quindi quello è il punto. una lista email che ovviamente poi ognuno la crea un po' come vuole e nelle liste email moderne, che sono a pagamento purtroppo, tu puoi creare tutta una serie di automazioni, tipo una persona chiede l'appuntamento alla seduta, compila un modulo. Questo modulo gli rimanda un'email in automatico che gli spiega quanto costa, dove si trova, e non lo so, magari è un'email intelligente che si collega con Google Calendar e ti dice guarda, più o meno può darsi che ti riesca a vedere fra 2 settimane. E in un attimo con 2 email tu hai una segretaria. Segretario Hai un virtuale. Ma tu hai virtuale. anche Gennaro Bot, che è il tuo segretario. Sì. Sì, che l'hanno fatto i ragazzi del team Sono stata scontata. nel corso di meditazione. Se volete ridere, andate a fare il corso di meditazione Mi gratuita. raccomando, che è molto interessante, vi guida giorno per giorno. I miei colleghi l'hanno chiamato Gennaro Botta. Infatti, mi ha detto: guarda, è bellissimo perché è Gennaro Bot oppure Gennaro Bot. Cagate, E io l'ho dai. chiamato Gennaro Bot. A me fa ridere. E ultimissima cosa, ovviamente, anzi, sai cosa faccio? Vi lascio con una metafora, vi lascio con una storiella. È una storiella che molti di voi conosceranno. Potrei farla con il vaso dei croccantini dei miei gatti. Lo faccio. Anche se puzzano un po', maledetti. Allora, questa storia qua forse la conoscete, ma se non la conoscete, ascoltatela perché è molto bella. Un giorno un professore entra in classe, arriva e porta un vaso vuoto, un vaso completamente vuoto. Ah, la conosco. E dentro a una ciotola davanti a sé ha della sabbia, delle pietruzze e delle pietre grandi. Allora, cioè, arriva con questo vaso e dice: come dovrei riempire questo vaso, secondo voi? Allora, qualcuno alza la mano e dice: secondo me dovrebbe mettere prima quelle pietre lì. Le pietre, quelle piccoline. Ah sì, mettiamo prima questo, ok, mettiamo le pietre piccoline. Poi un altro dice, adesso deve mettere le pietre grandi, mette le pietre grandi, ma le pietre grandi non ci stanno. Allora un altro alza la mano e dice, no, ci vuole prima quella più fine, la sabbia. Allora mette prima la sabbia, poi le pietruzze, ma ovviamente non ci stanno. Allora il professore guarda i ragazzi e dice, dovete iniziare dalle pietre più grandi, mettete dentro le pietre grandi, in questo vaso immaginate. Poi le pietre un po' più piccole, le pietruzze, e poi dopo la sabbia che riuscirà a penetrare negli spazi lasciati tra le pietre grandi e le pietre un po' più piccole. In questa metafora il professore ci sta dicendo che dobbiamo occuparci prima delle cose importanti.
delle cose importanti, quindi le pietre grandi. Una piccola strategia è segnare tutte le mattine tre cose importanti che devi fare e poi semplicemente farle, metterle lì per prime. È vero. Ecco, tutto qua. Grazie, hai dato un sacco di spunti pratici che veramente si possono già applicare nell'immediato. Infatti immagino che Beh, hai visto prego. comunque dei commenti positivi prima, insomma. Ottimo, ottimo. Vediamo un po' qualche commento, giusto per dare un'occhiata. Tantissimi, c'è sempre un sacco di gente. Sì. E anche la birra, qualcuno scrive. In che senso? Che la birra, ok, grazie. Vai da una stanza Ah, all'altra. Giusy ci chiede dove si trovano questi alert calendar su internet. Allora, sono app del telefono, su Android le trovi comunque come scaricabili per Android, altrimenti su iPhone appunto dall'Apple, non lo so come si chiama, però dall'iPhone, insomma dallo store dell'iPhone. Esatto, le trovate tutte quante lì. Ciao Ciao. Gabriele, vedo Gabriele, il nostro piccolo influencer che mi segue. Io lo chiamo piccolo influencer perché è giovane e si occupa di crescita personale. Dove si trovano queste? Va bene, perfetto. Bene, allora grazie mille Francesca per avermi ospitato ancora una volta qui sul tuo canale. Grazie a te, Jenna. E beh, fateci tutte le domande che volete e magari vi risponderemo in una prossima diretta. Va bene, buon pomeriggio a tutte, Jenna, grazie e vi salutiamo tutte quante, tanto ci aggiorniamo comunque presto. Ciao, Jenna.